riusciamo perfettamente a rispettare la mezz'ora per ogni diciamo, tornata di intervento. Il terzo gruppo sono i soggetti adulti. Abbiamo fatto questo ragionamento. Se si deve partire con un processo di cambiamento, bisogna prima di tutto ragionare su che cosa si deve cambiare sull'impianto del fare scuola. E abbiamo individuato anche delle proposte. Adesso oggi abbiamo parlato dell'orientamento, delle idee di più in genere, ma se voi leggete il documento dovrete anche delle proposte precise su che cosa si può muovere per il cambiamento sul fare scuola. Il secondo punto che avevamo individuato era il fatto che il cambiamento della scuola deve passare con una serie di iniziative e di azioni che riguardano i soggetti adulti, ma tutti i soggetti adulti. Su questo torna anche il richiamo che faceva Adriana Viciano prima, insomma. Cioè la scuola deve cambiare, non so come riuscirà ad affrontare, a partecipare, a contrastare i processi di disuguaglianza che si stanno moltiplicando in questo mondo in questi decenni, ma indubbiamente in questa direzione deve orientarsi, ma non lo può fare da solo, lo può fare solo se i soggetti adulti che operano nella scuola sono dei soggetti che si mettono in rapporto con i soggetti che operano effettivamente fuori dalla scuola. Noi abbiamo fatto questo ragionamento, abbiamo detto, sono soggetti che hanno specificità diverse, devono però fare due operazioni. La prima, riconoscersi a vicenda. Ci deve essere un riconoscimento dei soggetti uno con l'altro e secondo, avere la capacità di costruire dei piani, dei progetti educativi che siano condivisi. E allora il messaggio è questo, insegnanti, dirigenti, genitori e il mondo diciamo attorno alla scuola del territorio, dagli educatori agli enti locali, agli amministratori degli enti locali, come possono in qualche modo ricostruire una cultura del progetto educativo condiviso, no, partendo dalla situazione attuale e ponendolo come uno degli elementi centrali del cambiamento. La responsabilizzazione dei singoli soggetti è fondamentale, ma deve essere in un progetto condiviso. Gino Tremoloso non si apre il vento. Io dovrei installare perché devo far vedere delle cose. Scusate un attimo. Mi piace partire da alcune cose che ho sentito. Che sono già state commentate un po' da Mario e che voglio riprendere. Prima di tutto il discorso delle disuguaglianze. È vero, ci sono disuguaglianze che vanno accrescendosi, però la domanda che mi viene da fare è: ma se una scuola funziona male, aiuta? In che direzione può lavorare una scuola funzionale? È una scuola che certamente rischia di aggravare il problema del divario di disuguaglianza. E quindi uno dei problemi è quello di fare in modo che la scuola funzioni bene. Resistere. Non siamo qui per, l'ha detto Castori, non vogliamo essere in una situazione di resistenza, siamo in una situazione di cambiamento, vogliamo un cambiamento, siamo convinti che la scuola possa lavorare meglio e vogliamo cambiare la scuola, così come. Ecco, sono delle premesse al ragionamento che io vi proporrò e che riguardano la formazione degli insegnanti. I punti su cui io mi concentrerò sarà quello della formazione degli insegnanti. E farò questo ragionamento mostrandovi alcune di queste situazioni, facendo saltellando di qua e di là tra documenti diversi, ma per costruire un discorso in questo senso. La prima è un modo per entrare direttamente a scuola, in una situazione di classe, siamo in una scuola media, seconda media, a Torino, non da qualche altra parte, a Torino.
si possono fare tanti ragionamenti su quello che si sta vedendo, si può ragionare su come l'insegnante intende la disciplina, si può ragionare su come l'insegnante intende l'allievo, su come intende il proprio ruolo, sulla valutazione, ma non è questo. Sicuramente si può dire, e questo è quello che mi interessa dire, è che questo insegnante non ha avuto nessun percorso di formazione iniziale, né ha nessun percorso di formazione in servizio. Non c'è. Diciamo che quell'insegnante, cioè la metà precedente, torno un attimo su questa, serve anche per ragionare su un'altra questione, e cioè l'aspetto critico della formazione degli insegnanti è quello della formazione disciplinare, in modo particolare disciplinare nella secondaria, ma non solo nella secondaria, ma quella disciplinare. L'insegnante è diviso tra due questioni, quella metodologica di tipo pedagogico e quella disciplinare, e in genere la seconda tende a prevalere. Il fatto di non aver avuto nessuna formazione disciplinare che gli permetta di rendersi conto che la disciplina va contestualizzata e personalizzata, il fatto di non saperlo, di non averlo nemmeno ricevuto come formazione, lo mette in una situazione come quella che stiamo vivendo. E quindi la formazione è un elemento decisivo da questo punto di vista. L'insegnante deve sapere, prima ancora di andare a scuola, che può lavorare da questo punto di vista sulla disciplina, fare questo processo. La disciplina che è astratta, che è una disciplina decontestualizzata, deve diventare in classe esattamente l'opposto, deve essere portata lì. Il problema del sottolineato da Castoldi della differenziazione passa anche di qui. Se uno è in grado di personalizzare la disciplina, può anche differenziare. Tutti bisogna mettersi in gioco, anche l'università. Tutti siamo in una situazione critica e la formazione universitaria italiana, la formazione iniziale di insegnanti all'università è decisamente discutibile. Sono andato a cercare, per costruire questo intervento, il programma del TFA che sta partendo. Sono iniziati adesso in questo periodo i corsi del TFA e mi sarebbe piaciuto vedere per le discipline che cosa si prevede dal punto di vista della formazione dei futuri docenti. Bene, non c'è nulla, assolutamente nulla. L'idea, ma non è solo l'idea, l'esperienza, dice che l'università vive questa cosa qui un po' quasi con fastidio, non riesce, lo organizza a fatica, cerca le persone da mettere lì per fare formazione ai docenti e non può mettere nulla in giro perché non ha un progetto e se lo inventa volta a volta. Non è formazione iniziale, assolutamente no. È ineluttabile questo processo,
ho fatto il giro attraverso paesi diversi per verificare se è una condanna generale oppure no, ci sono delle resistenze, anche ci sono delle resistenze in questo paese. Ho scelto 4 paesi. In tutti i paesi la formazione all'insegnamento iniziale è fatta dall'università. In Finlandia ci sono 2 anni per la laurea non specialistica e poi 3 di specialistica per la formazione dei docenti. In Germania 3 anni e 2, lo stesso in Francia, e in Spagna invece sono 4 anni di formazione di percorso e 1 di specialistica fatta all'interno dell'università. Per la Germania e la Francia i 2 anni sono interrotti da un esame e poi c'è un esame conclusivo alla fine. La cosa interessante di questo confronto è stata nello scoprire che nel costruire questo percorso ci sono degli obiettivi precisi che devono essere trasmessi ai futuri docenti. E questi obiettivi sono soprattutto, ovviamente, per la specializzazione di docenti che insegnano nella secondaria, che sono relativi alla disciplina. Vedete che sono previsti requisiti nel primo anno comuni a tutte le formazioni per qualsiasi ordine di scuola, sia specifici per la disciplina. E gli studenti devono acquisire sia metodi di lavoro orientati alla disciplina, sia metodi di insegnamento. Nel secondo anno il tirocinio dura fino a 24 mesi e devono essere in grado di dimostrare di programmare rispetto a questo. In Francia sono andate ancora oltre. Hanno istituito un vero e proprio corso incardinato dentro la università, specifico per la formazione dei formatori, specifico, e hanno definito un percorso estremamente dettagliato. Questo percorso, guardate che io ho scelto questi paesi, ma in molti paesi dell'Unione Europea la formazione iniziale è considerata un valore fondamentale per dare agli insegnanti una base per svolgere quel lavoro. Perché una delle cose che noi verifichiamo nelle nostre scuole è che gli insegnanti hanno un linguaggio assolutamente vago, non ci si capisce nelle scuole. Gli insegnanti, qualcuno dice, che non hanno un linguaggio proprio, usano il linguaggio che gli arriva dagli specialisti, dall'amministrazione o dagli psicologi, piuttosto che neuropsichiatri, piuttosto che dai docimologi e così via. Dagli specialisti. Il fatto di avere una formazione iniziale forte dà coerenza al confronto, cosa che noi non abbiamo. In Francia gli obiettivi sono divisi in 5 step, in 5 punti. Il primo riguarda imparare a interagire col contesto, e le voci sono interessanti perché tra le varie voci c'è anche tener conto della laicità, che in questo paese sarebbe una rivoluzione, la parità di genere, la conduzione della classe, la prevenzione della violenza, cioè tenere conto del contesto.
le discipline. Ora, prima Mario ha fatto un accenno alla disputa che c'è nel CD sulle disciplinarità, interdisciplinarietà, eccetera. Vedete che in questo punto sono messi insieme disciplina e insegnamenti interdisciplinari, perché se si impara a, per, il senso è, se io imparo a contestualizzare, a personalizzare una disciplina, la possetto, in modo tale da poter a quel punto saper poter interagire con altri di altre discipline. Devo saperla smontare la disciplina, devo starci dentro, devo saperla porgere agli allievi per poter affrontare un discorso interdisciplinare. Per questo mi sono messi insieme. E gli altri blocchi sono quello della didattica, nel senso del interagire con gli strumenti anche digitali, tenendo conto della diversità degli allievi e di quello che occorre per condurre la classe. La ricerca è estremamente interessante questo aspetto, perché la ricerca educativa e didattica va avanti e i futuri docenti devono essere in grado di interagire con i processi di ricerca che avvengono nell'università. E poi alla fine la messa in situazione, cioè tradurre in pratica quello che gli altri blocchi hanno, negli altri blocchi si impara. È un processo molto dettagliato, non solo, non prevede di fermarsi alla formazione degli insegnanti. Se l'avete visto prima in rosso, questi percorsi si prefiggono, essendo la società occidentale orientata verso la società della conoscenza, di costruire figure che siano formatori di formatori oppure dei consulenti educativi che supportino gli insegnanti rispetto al rapporto col territorio, ad esempio. La formazione in servizio. Anche qui ho fatto un giro negli altri paesi e poi andrò sulla formazione in servizio in Italia, ma vi presento tre situazioni che vanno dalla incentivazione individuale della formazione in servizio a quella della comunità. Il primo è quello relativo alla Spagna. Gli spagnoli, non da adesso, da parecchio, da molto, da diversi anni, hanno legato la formazione di servizio alla retribuzione, semplicemente. Ma non una retribuzione data a una tantum. Fanno dei blocchi di 6 anni. E se un insegnante segue un blocco di formazione di 6 anni, ha un incremento stipendiale che va, dipende tantissimo dalle regioni, perché la Spagna è divisa in distretti regionali, ma questa è la regione di Madrid, va da 106 euro i primi 6 anni a 211, perché si sommano, nei secondi 6 anni, fino ad arrivare al quarto sestennio al quinto, che è al fondo, a oltre 500 euro. Cioè, il modo di tenere gli insegnanti aggiornati è quello di pagarli. In questo senso, però, gli insegnanti seguono dei percorsi individuali. Si rivolgono ad agenzie diverse, questo servizio è offerto dal Ministero, ma ci sono anche offerta privata. L'insegnante, per avere i 6 anni, per avere lo scatto, frequenta dei corsi privati, paga un po', ma frequenta. Ed è formazione individuale. In Germania
In Germania la situazione è leggermente più articolata. Ci sono dei livelli differenti, centrale. È un tema appunto del tipo chi tocca muore, cioè un tema particolarmente, diciamo così, è difficile da affrontare nella sua sostanza, ecco. Quindi il problema è proprio ripensare la valutazione e credo che sia anche nella prospettiva appunto della certificazione delle competenze, tutto quello che ho detto, una chiave di lettura importante in questo momento da mettere a tema, non dico per scardinare, ma almeno per così tentare di dare una piccola scossa a questo nostro incessato sistema scolastico. Bene, con questo un po' così estemporanea, ma sarà un detico vario che c'era proprio questa disponibilità. Era metà. Sì, io penso che valesse la pena invertire l'ordine degli interventi, consentire il ragionamento di Mario Castoldi, perché è stato molto utile sia nel sottolineare alcuni elementi presenti, ma molto di più, come in questi casi è opportuno, nel sottolineare quelli che possono essere integrati, rinforzati. Io ripercorro molto velocemente il ragionamento perché chiuderò in qualche misura rispondendo ad alcune delle sue sollecitazioni. Nella logica dei tre punti che Domenico introduceva prima, il fare scuola, le responsabilità dei soggetti adulti e gli orizzonti strategici, come sentite anche dagli interventi, c'è una circolarità inevitabile e molto forte, e per noi l'idea che diceva all'inizio Domenico Chiesa, il fare scuola è al centro, perché sicuramente per noi il fare scuola è priorità e motore del cambiamento. Mi ridurrò proprio ad alcuni concetti slogan, nel senso che noi vorremmo riuscire a ridare senso ed efficacia alla relazione educativa in contesto di apprendimento, ripartendo anche qui da un'altra centralità. Per noi oggi la centralità è la crisi della relazione educativa dai 3 ai 19 anni, no? E su questo bisogna reinvestire le nostre forze, le nostre responsabilità, le nostre risorse. Una relazione educativa però che è fondamentalmente, ma non solo fra soggetti, fra il soggetto allievo e il soggetto insegnante, o fra i soggetti allievi fra di loro, è una relazione educativa che coinvolge il rapporto con gli oggetti di apprendimento e con l'ambiente, la strumentazione, la strutturazione, quindi un quadrilatero di relazioni al cui centro ovviamente sta quella fra i soggetti impegnati in quello che chiamiamo il reciproco sforzo di riconoscersi il diritto di apprendere e il dovere di insegnare, no? Però anche il diritto di insegnare e il dovere di apprendere, no? Cioè questa reciprocità di finalità che coinvolge la relazione tra i due soggetti. L'oggetto dell'apprendimento, del processo di apprendimento, noi l'abbiamo definito anche qui forse un po' in formula come costruzione di sapere e rinforzo contestuale delle competenze. Ricostruzione dei saperi, condivisi, collegiali, sono le parti che ereditiamo dagli anni Ottanta, e invece un rinforzo contestuale delle competenze, così come almeno noi cerchiamo di costruirle in un dialogo, come diceva Nuccia Ferraris all'inizio, con il futuro. È inevitabile toccare il problema degli ambienti, dei tempi, degli spazi, delle strutture, delle metodologie, delle tecnologie. E da questo punto di vista la battuta che facevo prima sul modernismo presunto di alcune soluzioni va probabilmente affrontata con più attenzione, ovviamente con più calma. Da un lato noi siamo abbastanza sicuri che il trittico che dicevo prima, lezione, studio, interrogazione, non è più funzionale alla scuola, ma ormai da molti anni è finito, è morto. Chi lo mantiene in vita lo mantiene in vita come un ectoplasma, no? Facendo flebo tutte le mattine, ma non funziona più. Basta leggere stamattina i gruppi su Facebook dei genitori che o si mettono assieme per fare i compiti o si mettono assieme per protestare contro i troppi compiti. Cioè ormai siamo a un delirio, no? L'altro problema è che invece le fughe che noi ogni tanto abbiamo la sensazione di osservare sono quelle che riguardano la fiducia, no? Qui anche lo dico proprio con una battuta, a me hanno fatto un po' pena due dei ragazzini visti nel servizio di servizio pubblico.
uno l'ho condiviso con Domenico, anche la pena lo dirò dopo, e l'altro era i ragazzini che spingevano la sedia con le rotelle, no? Non sulla sedia a rotelle, la sedia con le rotelle, ciascuno col proprio tablet, no? In un'illusione di uguaglianza, perché il vero problema è questa dialettica molto intensa. Prima Mario ci invitava a ragionare sulla differenziazione dei percorsi formativi, prima la Luciano ci invitava a ragionare sull'aumento delle disuguaglianze. Bene, viaggiare tutti col proprio tablet è il massimo dell'apoteosi, dell'illusione, del superamento delle disuguaglianze, che invece le producono giorno per giorno, le amplificano in un abisso di ignoranza. Quindi da questo, no, lo dico brutalmente da parte di chi sappiamo benissimo che usiamo, quindi non siamo qui a fare fantasie luddiste. Ecco, con che criteri provare a realizzare questa fusione? Noi ne abbiamo indicati due, che sono tutti da costruire. Ridare senso alla coerenza verticale del curriculum e ridare senso alla coerenza orizzontale del curriculum. E ci sono due grosse sfide che in questi anni non siamo riusciti a vincere, no? Forse non siamo neanche riusciti a combattere. Quella sulla progressione verticale è proprio l'alternanza che diceva prima Domenico, ricostruire un rapporto fra progressione e gradualità che non sia un asservimento al dopo, per cui il dopo non è scimmiottare o fare qualcosa che dovrà essere fatto successivamente, preparare al dopo, non è, no? Scimmiottare quello che dovrà, ma essere messi in condizione di vivere, lo diceva benissimo anche Armando prima, lì che nunca dopo, perché hai vissuto bene lì che nunca adesso. Sei cresciuto, ti sei formato, hai avuto la gratificazione dell'apprendere adesso ed è quella che ti consente di affrontare il dopo, non farlo in pillole, no? Ieri mi hanno detto che una facoltà universitaria di Roma, di latino, ha costruito una serie di strumenti, ovviamente tecnologici, per poter fare latino nella scuola media. Ecco, questo è l'errore, questo è quello che non serve, no? Almeno nella nostra ottica, che però va ricostruita, insomma. L'altra è la trasversa, è molto più delicata, la coerenza orizzontale. E qui c'è uno scille cariti delicatissimo, ed è quello fra disciplinarità e trasversalità. Noi dentro la nostra associazione litighiamo e discutiamo su questo da 20 anni, da molto tempo, forse da quando siamo nati, no? Però abbiamo la consapevolezza che oggi, ad esempio, l'accelerazione, anche qui un po' superficiale, sulla trasversalità, su una scuola che non ha ricostruito un rapporto serio e produttivo con le discipline, sia molto pericolosa. Perché rischia anche questa di essere una fuga, no? Verso una trasversalità abbastanza, no? Perché dico da etichetta? Perché quello che ricordava Mario Castoldi, cioè il fatto che sta forse per arrivare una certificazione alla fine delle competenze della scuola media, perché ovviamente questo paese continua a fingere che la scuola, che l'innalzamento dell'obbligo non ci sia, anche perché non c'è, no? C'è in una norma che nessuno rispetta, ma non c'è nei fatti, e quindi la certificazione per le competenze di cittadinanza pare che verrà fatta alla fine della terza media e con cosa? Con le 8 competenze di cittadinanza europee, che io tutte le volte che le vedo dico non se ne può più. Ma perché non se ne può più? Non se ne può più di 8 competenze che non sono state vissute, no, all'interno della scuola come un processo reale di crescita delle proprie finalità e di confronto con la disciplinarità, che è tutto, no, è tutto da costruire. Ultima cosa, e chiudo davvero, le sollecitazioni che ci dava Mario Castoldi su alcune presenze, alcune assenze nel nostro documento. Verissima quella che riguarda la responsabilità educativa del soggetto adulto, ma su questo lascio la parola, no? Alla coppia successiva, questa è una coppia sul serio, no? Non solo di fatto, c'è cioè un signore e una signora che dialogano come prima, prima ironizzavano sul fatto. E il problema della responsabilità degli insegnanti nei confronti di se stessi e degli allievi era affrontato in un'altra parte del documento. Della dialettica fra differenziazione pedagogica e disuguaglianza ho appunto fatto un cenno, però sicuramente ha ragione Castoldi ad attirare l'attenzione su questo, e io vi do una risposta personale al perché in questo momento forse nel nostro documento questo aspetto è un po' rimosso ogni tanto.
perché il problema della differenziazione pedagogica è un problema di tempi di vacche grasse. Quando non si è sotto la pressione del rischio di operazioni che accentuino le disuguaglianze, quando si è di fronte a documenti che palesemente intendono organizzare la scuola sui meccanismi competitivi e non su quelli organizzativi e cooperativi, sia tra gli insegnanti che tra gli allievi, purtroppo affrontare il problema della differenziazione dei processi di apprendimento potrebbe diventare molto pericoloso. Però è vero che la dialettica va fatta fra la differenziazione dei processi, perché anche su questo abbiamo perso, pensate la grande sconfitta storica della scuola media, no? Che è avvenuta proprio su questo, sulla dialettica fra uguaglianza delle finalità e differenziazione delle persone. Andrebbe sicuramente ripresa, però per riprenderla ci vogliono delle garanzie che se uno legge la prima scuola, io almeno non le ho, anzi mi preoccupo. Mi fermo e lascio la parola a voi. Riusciamo perfettamente a rispettare la mezz'ora, però diciamo tornata di intervento. Il terzo gruppo sono i soggetti adulti. Abbiamo fatto questo ragionamento. Se si deve partire con un processo di cambiamento, bisogna prima di tutto ragionare su che cosa si deve cambiare sull'impianto del fare scuola. E abbiamo individuato anche delle proposte. Adesso oggi abbiamo parlato dell'orientamento, delle idee di in genere, ma se voi leggete il documento dovete avere delle proposte precise su che cosa si può muovere per il cambiamento sul fare scuola. Il secondo punto che avevamo individuato era il fatto che il cambiamento della scuola deve passare con una serie di iniziative, di azioni che riguardano i soggetti adulti, ma tutti i soggetti adulti. Su questo torna anche il richiamo che faceva Adriana Luciano prima, cioè la scuola deve cambiare, non so come riuscirà a contrastare i processi di disuguaglianza che si stanno moltiplicando in questo mondo, in questi decenni, ma indubbiamente in questa direzione deve orientarsi, ma non lo può fare da solo, lo può fare solo se i soggetti adulti che operano nella scuola sono dei soggetti che si mettono in rapporto con i soggetti che operano effettivamente fuori dalla scuola. Noi abbiamo fatto questo ragionamento, abbiamo detto, sono soggetti che hanno specificità diverse, devono però fare due operazioni. La prima, riconoscersi a vicenda. Ci deve essere un riconoscimento dei soggetti uno con l'altro e secondo, avere la capacità di costruire dei piani, dei progetti educativi che siano condivisi. E allora il messaggio è questo, insegnanti, dirigenti, genitori e il mondo diciamo attorno alla scuola del territorio, dagli educatori agli enti locali, agli amministratori degli enti locali, come possono in qualche modo ricostruire una cultura del progetto educativo condiviso, no? Partendo dalla situazione attuale e ponendo come uno degli elementi centrali del cambiamento. La responsabilizzazione dei singoli soggetti è fondamentale, ma deve essere in un progetto condiviso. Gino Tremoloso, non si apre il vento. Io dovrei installare, perché devo far vedere delle cose. Scusate un attimo. Mi piace partire da alcune cose che ho sentito, che sono già state commentate un po' da Mario e che voglio riprendere. Prima di tutto il discorso delle disuguaglianze. È vero, ci sono disuguaglianze che vanno accrescendosi, però la domanda che mi viene da fare è: ma se una scuola funziona male, aiuta? In che direzione può lavorare una scuola che funziona male? È una scuola che certamente rischia di aggravare il problema del divario di disuguaglianza. E quindi uno dei problemi è quello di fare in modo che la scuola funzioni bene. Resistere, non siamo qui per, l'ha detto Castoro, non vogliamo essere in una situazione di resistenza, siamo in una situazione di cambiamento, vogliamo un cambiamento, siamo convinti che la scuola possa lavorare meglio e vogliamo
cambiare la scuola, così come. Ecco, sono delle premesse al ragionamento che io vi proporrò e che riguardano la formazione degli insegnanti. I punti su cui io mi concentrerò sarà quello della formazione degli insegnanti. Vi farò questo ragionamento mostrandovi alcune di queste situazioni, facendo saltellando di qua e di là tra documenti diversi, ma per costruire un discorso in questo senso. La prima è un modo per entrare direttamente a scuola, in una situazione di classe. Siamo in una scuola media, seconda media, a Torino, non da qualche altra parte, a Torino. Si possono fare tanti ragionamenti su quello che si sta vedendo, si può ragionare su come l'insegnante intende la disciplina, si può ragionare su come l'insegnante intende l'allievo, su come intende il proprio ruolo, sulla valutazione, ma non è questo. Sicuramente si può dire, e questo è quello che mi interessa dire, è che questo insegnante non ha avuto nessun percorso di formazione iniziale, né ha nessun percorso di formazione in servizio. Non c'è. Diciamo che quell'insegnante, cioè la mente precedente, torno un attimo su questa, serve anche per ragionare su un'altra questione, e cioè l'aspetto critico della formazione degli insegnanti è quello della formazione disciplinare, in modo particolare disciplinare nella secondaria, ma non solo nella secondaria, ma quella disciplinare. L'insegnante è diviso tra due questioni: quella metodologica di tipo pedagogico e quella disciplinare, e in genere la seconda tende a prevalere. Il fatto di non aver avuto nessuna formazione disciplinare che gli permetta di rendersi conto che la disciplina va contestualizzata e personalizzata, il fatto di non saperlo, di non averlo nemmeno ricevuto come formazione, lo mette in una situazione come quella che stiamo vivendo. E quindi la formazione è un elemento decisivo da questo punto di vista. L'insegnante deve sapere, prima ancora di andare a scuola, che può lavorare da questo punto di vista sulla disciplina, fare questo processo. La disciplina che è astratta, che è una disciplina decontestualizzata, deve diventare in classe esattamente l'opposto, deve essere portata lì. Il problema sottolineato da Castoldi, della differenziazione, passa anche di qui. Se uno è in grado di personalizzare la disciplina, può anche differenziare. Tutti bisogna mettersi in gioco, anche l'università. Tutti siamo in una situazione critica e la formazione universitaria italiana, la formazione iniziale di insegnanti all'università, è decisamente discutibile. Sono andato a cercare, per costruire questo intervento, il programma del TFA che sta partendo,
sono iniziate adesso in questo periodo di corso del PFA, e mi sarebbe piaciuto vedere per le discipline che cosa si prevede dal punto di vista della formazione dei futuri docenti. Bene, non c'è nulla, assolutamente nulla. L'idea, ma non è solo l'idea, l'esperienza, dice che l'università vive questa cosa qui un po' quasi con fastidio, non riesce, lo organizza a fatica, cerca le persone da mettere lì per fare formazione ai docenti e non può mettere nulla in giro perché non ha un progetto e se lo inventa volta a volta. Non è formazione iniziale, assolutamente no. Però è ineluttabile questo processo. Ho fatto il giro attraverso paesi diversi per verificare se è una condanna generale oppure no, ci sono delle resistenze, ci sono delle resistenze in questo paese. Ho scelto 4 paesi. In tutti i paesi la formazione all'insegnamento iniziale è fatta dall'università. In Finlandia ci sono 2 anni per la laurea non specialistica e poi 3 di specialistica per la formazione dei docenti. In Germania 3 anni e 2, lo stesso in Francia, e in Spagna invece sono 4 anni di formazione di percorso e 1 di specialistica fatta all'interno dell'università. Per la Germania e la Francia i 2 anni sono interrotti da un esame e poi c'è un esame conclusivo alla fine. La cosa interessante di questo confronto è stata nello scoprire che nel costruire questo percorso ci sono degli obiettivi precisi che devono essere trasmessi ai futuri docenti. E questi obiettivi sono soprattutto, ovviamente, per la specializzazione di docenti che insegnano nella secondaria, che sono relativi alla disciplina. Vedete che sono previsti requisiti nel primo anno comuni a tutte le formazioni per qualsiasi ordine di scuola, sia specifici per la disciplina. E gli studenti devono acquisire sia metodi di lavoro orientati alla disciplina, sia metodi di insegnamento. Nel secondo anno il tirocinio dura fino a 24 mesi e devono essere in grado di dimostrare di programmare rispetto a questo. In Francia sono andata ancora oltre. Hanno istituito un vero e proprio corso incardinato dentro la università, specifico per la formazione dei formatori, specifico, e hanno definito un percorso estremamente dettagliato. Questo percorso, guardate che io ho scelto questi paesi, ma in molti paesi dell'Unione Europea la formazione iniziale è considerata un valore fondamentale per dare agli insegnanti una base per svolgere quel lavoro. Perché una delle cose che noi verifichiamo nelle nostre scuole è che gli insegnanti hanno un linguaggio assolutamente vago, non ci si capisce nelle scuole. Gli insegnanti, qualcuno
dice, che non hanno un linguaggio proprio, usano il linguaggio che gli arriva dagli specialisti, dall'amministrazione o dagli psicologi, piuttosto che i neuropsichiatri, piuttosto che dai docimologi e così via, dagli specialisti. Il fatto di avere una formazione iniziale forte dà coerenza al confronto, cosa che noi non abbiamo. In Francia gli obiettivi sono divisi in 5 step, in 5 punti. Il primo riguarda imparare a interagire col contesto, e le voci sono interessanti, perché tra le varie voci c'è anche tener conto della laicità, che in questo paese sarebbe una rivoluzione, la parità di genere, la conduzione della classe, la prevenzione della violenza, cioè tenere conto del contesto. Le discipline. Ora, prima Mario ha fatto un accenno alla disputa che c'è nel CID sulle disciplinarità, interdisciplinarietà, eccetera. Vedete che in questo punto sono messi insieme disciplina e insegnamenti interdisciplinari, perché se si impara a, per, il senso è, se io imparo a contestualizzare, a personalizzare una disciplina, la posseggo in modo tale da poter a quel punto saper poter interagire con altri di altre discipline. Devo saperla smontare la disciplina, devo starci dentro, devo saperla porgere agli allievi per poter affrontare un discorso interdisciplinare. Per questo mi sono messi insieme. E gli altri blocchi sono quello della didattica, nel senso del interagire con gli strumenti anche digitali, tenendo conto della diversità degli allievi e di quello che occorre per condurre la classe. La ricerca è estremamente interessante, questo aspetto, perché la ricerca educativa e didattica va avanti e i futuri docenti devono essere in grado di interagire con i processi di ricerca che avvengono nell'università. E poi alla fine la messa in situazione, cioè tradurre in pratica quello che gli altri blocchi hanno, negli altri blocchi si impara. È un processo molto dettagliato, non solo, non prevede di fermarsi alla formazione degli insegnanti. Se l'avete visto prima in rosso, questi percorsi si prefiggono, essendo la società occidentale orientata verso la società della conoscenza, di costruire figure che siano formatori di formatori oppure dei consulenti educativi che supportino gli insegnanti rispetto al rapporto col territorio. La formazione in servizi. Anche qui ho fatto un giro negli altri paesi. E poi andrò sulla formazione in servizio in Italia, ma vi presento tre situazioni che vanno dalla incentivazione individuale della formazione in servizio a quella della comunità. Il primo è quello relativo alla Spagna. Gli spagnoli, non da adesso, da parecchio, da molto, da diversi anni, hanno legato la formazione di servizio alla retribuzione, semplicemente. Ma non una retribuzione data a una tantum. Fanno dei blocchi di 6 anni. E se un insegnante segue un blocco di formazione di 6 anni, ha un incremento stipendiale che va
dipende tantissimo dalle regioni, perché la Spagna è divisa in distretti regionali, ma questa è la regione di Madrid, va da 106 euro i primi 6 anni a 211, perché si sommano, nei secondi 6 anni, fino ad arrivare al quarto sestennio al quinto, che è al fondo, a oltre 500 euro. Cioè, il modo di tenere gli insegnanti aggiornati è quello di pagarli. In questo senso però gli insegnanti seguono dei percorsi individuali, si rivolgono a agenzie diverse. Questo servizio è offerto dal Ministero, ma ci sono anche grande offerta privata. L'insegnante, per avere i 6 anni, per avere lo scatto, frequenta dei corsi privati, paga un po', ma frequenta, ed è formazione individuale. In Germania la situazione è leggermente più articolata. Ci sono dei livelli differenti, centrale, vi presento tre situazioni che vanno dalla incentivazione individuale della formazione in servizio a quella della comunità. Il primo è quello relativo alla Spagna. Gli spagnoli, non da adesso, da parecchio, da molto, da diversi anni, hanno legato la promozione di servizio alla retribuzione, semplicemente. Ma non una retribuzione data a una tantum. Fanno dei blocchi di 6 anni. E se un insegnante segue un blocco di formazione di 6 anni, ha un incremento stipendiale che va, dipende tantissimo dalle regioni, perché la Spagna è divisa in distretti regionali, ma questa è la regione di Madrid, va da 106 euro i primi 6 anni a 211, perché si sommano, nei secondi 6 anni, fino ad arrivare al quarto sestennio al quinto, che è al fondo, a oltre 500 euro. Cioè, il modo di tenere gli insegnanti aggiornati è quello di pagarli. In questo senso però gli insegnanti seguono dei percorsi individuali, si rivolgono a agenzie diverse. Questo servizio è offerto dal Ministero, ma ci sono anche grande offerta privata. L'insegnante, per avere i 6 anni, per avere lo scatto, frequenta dei corsi privati, paga un po', ma frequenta, ed è formazione individuale. In Germania la situazione è leggermente più articolata. Ci sono dei livelli differenti, centrale, soprattutto agli insegnanti che vogliono sviluppare una carriera all'interno della scuola, la carriera del direttore, capo dipartimento che c'è nella secondaria, che ottiene un compenso economico, e di dirigente. Quindi coloro che frequentano questi dei corsi di formazione a livello centrale ottengono dei punti e poi possono spendere poi nella loro carriera. Un secondo momento è quello che avviene nelle scuole, dove ci sono delle giornate in cui la scuola è chiusa agli studenti e su temi previsti dalla scuola ci sono dei confronti tra i docenti rispetto a quelle problematiche. La terza cosa è il fatto che ogni scuola ha un piano quinquennale di sviluppo, il che vuol dire che la scuola in qualche modo è impegnata con l'inclusione anche dei genitori e degli allievi, se sono di scuola superiore, a
progettare la scuola degli anni successivi con un accordo. L'ultimo è finlandese e qui siamo a quello che noi consideriamo un valore e che loro considerano un valore. I finlandesi, sapete come sono, hanno un territorio vasto e loro sono un po' dispersi e spesso hanno delle piattaforme tecnologiche con cui fanno formazione, ma sentono il valore della formazione tra pari, col confronto, e allora organizzano 6 momenti di chiusura durante l'anno, se considerate momento iniziale, momento finale, 4 momenti intermedi, per, se voi, noi ne abbiamo 3 di momenti intermedi di chiusura della scuola, per, in cui non vengono gli allievi, ci sono quelle, le vacanze natalizie, le vacanze di carnevale, c'è Pasqua, ci sono momenti intermedi, loro li amplificano un po' e chiudono, la scuola è chiusa agli allievi, si incontrano e progettano. Inizialmente progettano, poi fanno il monitoraggio e poi alla fine fanno la valutazione e per un anno lavorano sul progetto che hanno messo in comune tra di loro. Questi incontri avvengono con la partecipazione dei dirigenti che entrano nel progetto e con il supporto di formatori. Le scuole sono sparse sul territorio, sono piccole, sono più scuole che si mettono insieme a volte. Da noi un istituto comprensivo comprende le scuole perse sul territorio e potrebbero farlo esattamente come si fa in Finlandia. Il contesto conta, certo, è fondamentale il contesto. C'è un contesto politico che spinge in quella direzione, ritiene sia in Finlandia sia in Germania, nei documenti si parla degli insegnanti come una risorsa preziosa per il paese, preziosa. L'avete mai sentito da queste parti? Perché come conta il contesto? Non è che loro non abbiano problemi, Loro, il mestiere di insegnante è complicato perché non richiede solo l'aspetto della competenza disciplinare, gli aspetti sono tanti, ma si rassicurano vicendevolmente, lavorano progettando e sentono di essere in un contesto che li valorizza. Il contesto, ma anche una pianificazione. Non si può dire con una politica un po' robot che si risolve la scuola in 6 mesi. In Germania hanno 8 anni si sono dati, 8, 2 quadrienni e hanno investito 500 milioni di euro. In 8 anni, ma 500 milioni di euro danno un'idea di prospettiva, cosa che noi non abbiamo. Da noi bisogna tornare indietro a almeno 15 anni fa, lo diceva Domenico all'inizio. Questo decreto attuativo della legge dell'autonomia rappresenta un passaggio epocale per la scuola italiana, sulla carta. Perché la scuola smette di essere una scuola di singoli e diventa, se si legge questo articolo lo si vede decisamente, e diventa una comunità che deve progettare per raggiungere i propri obiettivi. Nel 99. L'unico punto debole di questo articolo è, l'ho sottolineato in rosso, che devono essere adeguati i contesti alla domanda delle famiglie. È il tallone di Achille, ha funzionato da tallone di Achille perché chi ha fatto politica dopo
si è attaccato a questo per spingere la politica in una certa direzione. E io mi sono chiesto leggendolo, ma scusate, perché deve esserci scritto alla domanda delle famiglie se c'è scritto sotto coerentemente con le finalità e gli obiettivi del sistema che dovrebbe tenere conto delle domande delle famiglie? Perché? Ma qui la politica ha i suoi... questa riforma è rimasta lì, non si è mossa, è rimasta lì come un totem, perché poi tutta la politica successiva è partita da lì, ma per non fare nulla, è servita solo per caricare di responsabilità le scuole, per dire che erano autonome, che dovevano. C'era Castoldi che parlava del fatto che non ci deve essere l'assunzione di responsabilità degli insegnanti. Sì, certo, ma mettiamoli nelle condizioni però. Invece le condizioni sono gli insegnanti, le scuole hanno responsabilità, 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 e intanto i margini sono stati ristretti al punto che le scuole... Beh, il servizio di report, non di report, di presa diretta... devono intervenire i genitori, non ci sono risorse, né risorse materiali né risorse di organico, anzi sono state ridotte al sotto il limite di ogni decenza. Perché ho fatto riferimento a questo, all'articolo che vi ho fatto vedere prima? Questo ovviamente faceva parte dell'articolo istitutivo dell'autonomia, ma le funzioni dell'amministrazione centrale periferica dovevano essere progressivamente attribuite all'istituzione scolastica. L'avete visto voi? Avete visto questo passaggio? No, anzi, se possibile si è rafforzato il potere dell'amministrazione, rafforzato e stretto alle scuole, perché gli dette i tempi, perché decide tutto quello che la scuola deve fare, e costringe la scuola a vivere in una condizione di affanno continuo. E arriva questo, e arriva quest'altro, e bisogna correre. Diventa una scuola burocratica, di espletamento burocratico. La funzione docente è passata in secondo ordine, la funzione di docente di insegnamento apprendimento è passata in secondo ordine, cioè è costretta a stare in secondo ordine. Le scuole devono correre dietro a qualcos'altro. Ho finito. La risposta è: senza alcuni presupposti non ci possono dare nessuna responsabilità. Questi presupposti non ci sono stati, bisogna conquistarli. I presupposti fondamentali sono una buona formazione iniziale e il servizio, un'organizzazione che sia funzionale agli organi della scuola, perché possa esserci la crescita di questa comunità, e un nuovo stato giuridico per gli insegnanti. Il resto l'ho già detto, e la conclusione ve la lascio a due citazioni datate, molto datate. Ma se voi sostituite la Camera, i deputati, con il Paese e con le consultazioni, non sono tanto.